campionato di promozione girone B, la decima giornata, si gioca la sfida tra Spoleto e Bevagna. Spoleto capolista, quota 21 punti, Bevagna in zona playout a quota 6. Partono forte i padroni di casa. Dalla sinistra Leone mette in mezzo il pallone agganciato da Zuppardo, palo palo gol, Spoleto in vantaggio. Il gol siglato dal numero 9, ci prova poi su calcio di punizione con il mancino Tomassoni, pallone che termina alto, prova a farsi vedere il Bevagna, qui dribbling in area di rigore, palla messa in mezzo, la fa sua Cherubini, una presa a terra. Spoleto continua ad attaccare, cerca il raddoppio, qui la parata di Catarinelli, il pallone rimane sui piedi di Cola, il tiro viene deviato e la palla arriva a Leone che mette dentro per il gol del 2-0. Numero 11 dello Spoleto, sigla il raddoppio. Partita messa subito per il verso giusto dai padroni di casa, continuano a spingere ancora. Tomassoni, un cross in area di rigore allontanato dalla difesa del Bevagna, che soffre maledettamente gli attaccanti dello Spoleto, e qui va dentro Manuel Leone tutto solo, fa 3-0, doppietta personale per il numero 11. Davvero aveva un'autostrada e a tu per tu con Catarinelli non sbaglia. Terzo gol dello Spoleto e doppietta personale. Nella ripresa ci prova Cola che mette dentro all'angolino, annulla però l'arbitro per posizione di fuorigioco. Gioia però solo rimandata per il numero 7, Michele Cola, qui gran giocata e mette dentro con il destro. Questo il gol è buono, 4-0 per lo Spoleto. Il gol anche il suo numero 7, Michele Cola, che va a festeggiare sotto la tribuna. Partita messa dunque in banca per lo Spoleto, che continua a spingere ancora con Leone, che qui viene atterrato da un brutto intervento di Fabiani. Si accende anche un parapiglia, fallo di frustrazione da parte del giocatore del Bevagna, che viene ammonito. Spoleto non si ferma, continua ad attaccare, ancora Leone che se ne va in area di rigore, mette al centro per Cola, doppietta anche per lui, 5-0. Davvero tutto troppo facile per i padroni di casa. L'abbraccio tra i due giocatori, autori entrambi di una doppietta. E qui proprio su assist di Leone è arrivata quella di Cola, 5-0, partita definitivamente chiusa, senza ombra di dubbio. È l'ottava vittoria in campionato su 10 partite per lo Spoleto, che nel finale spinge ancora con Tomassoni che si accentra, allarga per Leone, dribbling su Catarinelli e palla in porta, addirittura tripletta per il numero 11 dello Spoleto. È risultato molto pesante anche il giocatore del Bevagna, netto 6-0, ovvero lo Spoleto con questa vittoria sale a quota 24 punti. Oggi diciamo che abbiamo fatto una buona gara, soprattutto il primo tempo abbiamo gestito bene le situazioni che ci sono capitate, i ragazzi avevano lavorato bene in settimana, venivamo da due risultati non bellissimi. Però questa squadra è partita con un obiettivo di poter arrivare più avanti possibile, quindi qualcuno magari forse pensava che noi potessimo ammazzare il campionato, lo speriamo tutti, però non è così, so che possono arrivare difficoltà da un momento all'altro, sono convinto che è una squadra all'altezza di saper reagire alle difficoltà e gestire anche i momenti positivi, così come la società che ci è stata sempre molto vicino e sempre sarà vicino. E dobbiamo lavorare così con umiltà, senza presunzione, come abbiamo sempre fatto, senza ascoltare magari tante voci che ci dicono che noi dobbiamo ammazzare il campionato. No, non dobbiamo ammazzare niente, noi siamo una squadra che lavora bene, che si allena bene, che vuole vincere, vuole cercare di giocare a calcio, a volte ci riesce, a volte no, però l'impegno di questi ragazzi e il sacrificio non è mai mancato e mai mancherà da qua alla fine. Poi chiaramente noi puntiamo a qualche posizione di vertice, che può essere i primi 4-5 posti, e stiamo lavorando per quello, più avanti arriviamo è meglio, però l'importante è lavorare con grande determinazione e grande serietà, come stanno facendo tutti i ragazzi. Allora, devo essere contento dei ragazzi, al di fuori del 6-0, perché mi interessa poco relativamente, abbiamo fatto sotto l'aspetto dell'impegno, non posso dire niente ragazzi,
c'era un ragazzo che debuttava dal primo minuto e un altro sempre della Juniores che ha debuttato, ma loro hanno una squadra per vincere il campionato e si sono dimostrati un'ottima squadra. Però non posso dire niente ai miei ragazzi, devo fare i complimenti per l'impegno e forza ragazzi per il proseguo del campionato, per il nostro campionato. Grazie.